Chef Betty, una veterana di Camp Redwood. È mia. Non sapresti neanche da dove cominciare, biondino. Fate un po' di muscoli aiutando una signora a riempire la dispensa. Dai, forza, una cassa a testa. Fa un caldo infernale. Quando io ero coordinatrice, Bertie lavorava già qui. È una vera fortuna averla ancora con noi. Ho tanti bei ricordi di questo posto. Si sta benissimo all'aria fresca. È un peccato che un'unica mela marcia abbia rovinato tutto. Appena ho saputo che Margaret voleva riaprire questo posto, mi sono offerta volontaria. No, 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 no. Quelle vanno su in mensa. Le ragazze fanno la doccia la mattina, i ragazzi la sera. Lo stesso vale per i coordinatori. Questo è il dormitorio delle femmine. Quest'altro è dei maschi. Le ragazze sono rosse, i ragazzi blu. Scordatevi di creare il viola. Pretendi che restiamo casti tutta l'estate? Non proibisco la masturbazione. Ogni carezza vi sporca l'anima, ma non posso certo impedirvelo. È il 1984, Margaret. Nella palestra di West Hollywood le docce sono miste. Hai presente la rivoluzione sessuale? Ha vinto il sesso. Sono consapevole della decadenza della nostra era. Intimo femminile che mostra i glutei. La pornografia dentro casa nostra. I Van Halen. Combatto la guerra del Signore contro l'indecenza nel mondo da tanti anni. Charles Keating è un mio caro amico. Ero a suo fianco a Cincinnati durante il processo a Larry Flint. Ed ecco perché, pur soffrendo ancora per la morte prematura di mio marito Walter, ho usato una piccola parte dell'immensa fortuna che mi ha lasciato per comprare un posto che fosse protetto, puro, devoto e decente, dove i ragazzini di questo paese potessero passare l'estate. È un sogno bellissimo che si avvera. Ci sono poche regole, ma pretendo che ognuno di voi li rispetti senza eccezioni. Chi è Charles Keating?